Si è chiuso oggi uno dei capitoli più lunghi della storia del Bike to Cost abruzzese. Questo perché è stato finalmente inaugurato il ponte ciclopedonale sul Vomano, al confine tra i territori costieri di Roseto e Pineto. Il progetto, ricordiamo, è stato avviato nel 1997 con il Corridoio Verde Adriatico, poi confluito nel programma Bike to Cost della Regione Abruzzo e ha avuto in questi anni numerose controversie. L'opera è stata finanziata con 1,8 milioni di euro e la provincia di Teramo ha sostenuto un impegno con fondi propri di 70.000 euro. Presidente di Bonaventura, finalmente un sogno che si avvera, sembrava un progetto ormai non più fattibile, voi siete riusciti a portarlo a termine. Sì, era quello che avevamo promesso alla comunità provinciale in questi 4 anni di far ripartire tutte le opere bloccate. Oltre a sistemare tante strade che abbiamo fatto, questa era una di quelle opere bloccate, e lo abbiamo fatto, lo dico, ecco, con tanto slancio. Poi è arrivata la pandemia, un lockdown mai visto, il caro materiali, l'aumento dei prezzi, ecco, non si trovavano i materiali, eppure abbiamo creduto nell'impossibile e ci siamo riusciti. Veramente la prima opera che consegniamo al territorio, ecco, un'opera strategica perché collega due città di mare e tutta la nostra costa teramana. Anche se, ecco, c'è stato un momento, ecco, brutto, ecco, un punto nero, no? Abbiamo vissuto pure in questo momento, ecco, mentre si finiva la costruzione di questo ponte, però dico sempre che su ognuno di noi c'è un disegno e con il sé e con il ma non andiamo da nessuna parte. Però, ecco, è importante quest'opera consegnarla alla comunità in un periodo storico, ecco, anche dove si parla di ciclo pedonale e noi ci siamo. Insomma, ecco, stiamo già iniziando a progettare le ciclo pedonali verso le nostre colline e verso le nostre montagne. Grande soddisfazione da parte dei due sindaci costieri. L'opera rappresenta un'importante via di collegamento, ma anche una soluzione in totale sicurezza alla mobilità ciclabile, in particolare nel periodo estivo. Oggi con gioia il territorio rosetano, il territorio pinetese, il territorio provinciale si abbraccia idealmente, anche fisicamente, con questo ponte ciclopedonale che ha attraversato, diciamo, diverse amministrazioni, comunali, provinciali, la regione. Ringrazio tutti e non nomino nessuno perché è un lavoro di squadra che oggi porta un risultato importante per il territorio, un risultato a livello turistico, di ciclovia, quindi di mobilità sostenibile e soprattutto anche di bellezza e di collegamento tra comunità. Un'opera che sarà importante dal punto di vista sociale tra due comunità, perché il Vomano fino ad oggi è stato un qualcosa che ha rappresentato più delle volte un pericolo, invece dovrebbe essere una bellezza, un patrimonio da valorizzare, e dal punto di vista turistico e economico, perché gli operatori attendono, soprattutto i fruitori di quel ponte, quindi c'è tutto un mondo che ruota intorno al cicloturismo e questa sarà un'opera che andrà nella direzione giusta, quella che tutti stiamo cercando di promuovere, della mobilità sostenibile e del turismo sostenibile.